colgo l'occasione per farvi gli auguri di Natale al termine della messa che ho celebrato con tutti gli uffici pastorali. Vi ringrazio per il loro prezioso servizio a favore del popolo di Dio e del Regno di Dio. Vi faccio gli auguri di Natale avendo sullo sfondo un'opera d'arte che potete vedere anche voi, che è la Adorazione dei Pastori di Giovan Battista Gaulli, un pittore del Seicento, detto il Baciccio. Attiro la vostra attenzione solo su un particolare, il particolare dei pastori, due pastori che stanno alla base, rispetto alla scena che vedono, di questo, una scena familiare di una Madonna, di una donna con suo marito e un bambino, da cui promana una grande luce, una scena familiare delicata, ordinaria allo stesso tempo, ma che loro percepiscono straordinaria. Vedete il movimento dei pastori e dei protagonisti della scena, è tipico del Baciccio, perché si dice che lui non chiedesse ai suoi modelli di muoversi liberamente per poter raffigurare la scena in modo più dinamico. Perché? Perché i pastori in effetti rappresentano quel dinamismo della fede che si apre al mistero. I pastori hanno ricevuto dagli angeli l'ordine di andare a Betlemme e loro si sono mossi, spinti dal desiderio e anche dalla volontà di incontrare il Messia. In fondo i pastori raffigurano tutti coloro che, poveri di Yahweh, che non si attendono altro dalla vita se non un Salvatore, e si muovono, vanno, incontrano questa santa famiglia e se ne lasciano convertire, pieni di stupore per una scena, ripeto, che poteva essere del tutto familiare. Vorrei cogliere l'atteggiamento dei pastori come un atteggiamento che può guidarci oggi nel vivere il Natale, l'atteggiamento di chi si fida di Dio, di chi si muove, di chi è pieno di stupore e di gioia per ritornare ad annunciare ciò che ha visto e ciò che ha incontrato. Se anche noi come i pastori sapremo lasciarci stupire ancora una volta dal Natale, la vita, seppur con le sue difficoltà, i suoi dolori, i suoi acciacchi, potremmo dire, profumerà di incarnazione. E allora il mio augurio è proprio questo, di saper generare nella nostra esistenza semi e segni di incarnazione attraverso il bene che il Signore ci permetterà di compiere. Carissimi auguri a tutti.